Oggi la ricetta delle zeppole fritte di San Giuseppe. Partiamo dalla preparazione della crema. Metteremo tutti gli ingredienti nella pentola, poi porteremo sul fuoco e lasceremo cuocere finché non si addensa. Pizzico di sale e vaniglia. Per l'impasto mettiamo in un pentolino acqua, burro e un pizzico di sale. Portiamo sul fuoco e al momento del bollore versiamo tutto in una volta la farina e mescoliamo finché non si addensa. Trasferiamo in un contenitore, aspettiamo giusto 1 minuto e iniziamo ad aggiungere le uova una per volta. Prima di aggiungere l'ultimo uovo, regolatevi se l'impasto è già pronto. La consistenza dell'impasto deve essere questa, deve lasciare un becco di pappagallo sul cucchiaio. Trasferiamo l'impasto in una sac à poche. E ora in frittura. Dovete cuocerle finché la zeppola in cottura non esplode. Riempiamo prima l'interno, poi copriamo con lo zucchero a velo e completiamo con il ciuffetto e le amarene.